A vele spiegate, Herm Group San Giustino, con l'ennesima prova di forza assoluta, fa propria gara 1 di semifinale playoff di B maschile di volley, espugnando con un secco 3-0 il campo di Viadana. Nella palestra emiliana Josif Isakovic di Mezzano Inferiore, provincia di Parma, gli altri tiberini, nonostante la pesante assenza del libero Marra, inanellano la diciannovesima vittoria filata, mantenendo l'imbattibilità esterna stagionale, ma soprattutto iniziando con le marce alti il percorso verso la promozione in A3. Incipit equilibrato, ma a metà, primo set, gruppo scavi il solco e l'est di Stoppelli fissi il punteggio sul 12-18 e il massimo distacco arriva con il muro vincente di Muscarà per il 13-20 recupera qualche posizione Viadana ma non abbastanza per agganciare gli altri tiberini Cipriani trova il mani fuori del 18-24 e con l'est di Conti San Giustino chiude il primo parziale 18-25 partenza supersonica di secondo set per San Giustino che con il muro vincente di Sideri su Ferrari vola sul 2-10 che poi diviene 12-20 Viadana però recupera sino almeno 4 sul 20-24 ma l'ero ora al servizio di Bellei, porta San Giustino a chiudere il parziale 20-25. Con due set conquistati i ragazzi di coach Bartolini cominciano ad assaporare la vittoria, ma Viadana inizia con impeto e orgoglio il terzo set, mostrando ferrea volontà di provare a rimontare il passivo. Dopo una fase iniziale punto a punto dove San Giustino avanza a piccoli passi e Viadana senza troppa fatica lo raggiunge, i bianco-azzurri a poco a poco guadagnano terreno. Con l'attacco vincente di Cipriani che porta il a più 4 la panchina avversaria ferma il gioco nel tentativo di interrompere la Fase positiva degli ospiti, ma i biancoazzurri continuano a macinare punti. Ancora un più 7 grazie all'est di Sideri che vale il 12-19. La squadra di casa tenta la rimonta, accorciando il divario, ma non basta a frenare il team san giustinese, che perfettamente in linea con i set precedenti chiude 19-25 per lo 0-3 finale. 16 punti a testa per Sideri e Cipriani, 15 per Conti nelle file alto-tiberine. Domenica 15 maggio alle 18 nel palazzetto di San Giustino. Antenne comunque alzate per una gara 2, dove Viadana proverà ad alzare la pressione sin dall'inizio. Ed Erme Group è chiamata a gestire e magari rafforzare il vantaggio accumulato nella prima partita ed ottenere così il pass per la finalissima che mette in palio la Serie 3, al cospetto di una tra Castelfranco di Sotto e Mirandola, con i modenesi che nel primo atto hanno superato la compagine valdarnese al tie in terra toscana.